C'è chi crede che certe persone non abbiano la sensibilità per affinare anche la più immediata forma di comprensione, come quella di un dolore che potrebbe condurre ad un atto di evasione. Penny lo sapeva bene che uscire dal proprio quadro è un cimento che non conviene. Ma quella posizione era così fastidiosa. Per non parlar poi di quella nota, non esisteva cosa che fosse più tediosa. Scommetto che è un po' diverso questo mondo rispetto a quello che prima ti faceva da sfondo. E sono anche sicuro che non te ne sei pentita di essere andata oltre le imposizioni di una matita, convinta che ti avesse donato quella che solo ora sai di poter chiamar vita. Io credo che non vi sia costrizione peggiore di impedire ad un artista di dar vita al suo fervore. Certo che è un vero peccato rinunciare ad un talento per timore di un reato. Ma non ti scordi di qualcuno. Povero signor Baffo. Ti è sempre stato fedele, e tu come lo ripaghi? Lasciandolo solo per accontentare le tue lamentele. Ma non è stata la sua compassione ad averla richiamata dentro quel quadro di detenzione. Sembra che qualcuno sia già tornato. È meglio che ti affretti. Il pericolo è all'agguato. Sbaglio o qualcuno ha dimenticato qualcosa? Ricorda, cara Penny, che ogni tanto le sofferenze le si può sopportare, perché poi il destino si potrebbe anche vendicare.